Trash Mob è una continuazione di iniziative che abbiamo assunto dall'inizio dell'anno solare 2024. Abbiamo subito un pessimo contratto il 18 gennaio del 2024, arrivato tardi e male. Chi ha subito un pessimo contratto? Il personale ATA in genere, ma particolarmente i direttori SGA. Abbiamo aperto una vertenza al Ministero del Lavoro, abbiamo fatto diversi confronti qui al Ministero dell'Istruzione. Abbiamo tenuto una manifestazione il 27 di settembre, in quell'occasione eravamo circa 300 persone. Abbiamo fatto uno sciopero e al di là dei dati falsati che ha dato il Ministero, e ci siamo lamentati ufficialmente col Ministero, su 4.000 scuole che hanno dato la comunicazione, gli scioperanti sono stati 2.108, quindi abbiamo sfiorato il 50% degli scioperanti. Perché dico questo? Perché in ogni scuola c'è un solo direttore SGA, non ci sono tanti docenti, ci sono tanti docenti, ma noi non abbiamo scioperato per i docenti. Quindi uno sciopero molto riuscito, che è proseguito con l'astensione dello straordinario, anche questa ha dato un'adesione un po' meno dello sciopero, intorno al 20%, ma non abbiamo ottenuto nulla, perché nel prossimo contratto si modificano delle cose. C'erano delle cose ottenibili, le dico due: si poteva incrementare l'indennità di direzione quota base ferma da 16 anni, ci hanno preso in giro con un incremento del 15%. Si poteva e si deve ancora destinare tutte le economie che sono venute dal taglio di 627 direttori SGA in un triennio, ma 475 li abbiamo già ridotti. Abbiamo chiesto che di fronte a questo taglio, e quindi di fronte anche a un carico di lavoro maggiore, perché le scuole saranno più grandi e più complesse, quelle economie venissero destinate ai direttori SGA per incrementare l'indennità di direzione quota base. Questo purtroppo al momento non è ancora avvenuto, anche se corre voce che nell'atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale 22-24, pensiamo che siamo alla fine del 2024 e ancora non siamo iniziate le trattative, qualcosa ci potrebbe essere. Ora, sui dirigenti scolastici, l'uso dell'economia è già stato quantificato e indirizzato, su di noi ancora no. Allora, se a pagare il pegno della razionalizzazione sono i dirigenti e i direttori, se incrementi la retribuzione dei dirigenti perché avranno più gravame lavorativo, non puoi non fare altrettanto con i direttori SGA. Non diciamo che i dirigenti prendono troppo, ma che noi prendiamo troppo poco. Il rapporto, quando siamo al massimo della carriera, dopo 35 anni, è di circa il 50%. Ma i colleghi ne ho assunti nel 2020, 21, 22, stanno a un rapporto del 38%. Ma i colleghi giovani fanno le stesse cose dei colleghi meno giovani. Il dirigente scolastico prende lo stesso stipendio, sia che è appena dirigente, sia che è da tanti anni. Quindi per queste funzioni la differenza di anzianità non ha molto senso. Di più, cosa è avvenuto? L'abbiamo scoperto all'improvviso di un decreto legge. All'inizio dell'anno scolastico si sono portati via 963 tra assistenti amministrativi e collaboratori scolastici, di cui 721 assistenti amministrativi. Cioè le scuole hanno un gravame lavorativo enorme e il Ministero non solo non ci dà più personale, ma ce lo toglie pure. Nella legge di bilancio si prevede un taglio di 2.174 personale ATA di organico. Ora, se faccio le proporzioni, noi perderemo altri 200-300 assistenti amministrativi. Quindi noi abbiamo più lavoro, ma abbiamo meno personale. Quando abbiamo iniziato l'autonomia avevamo oltre 61.000 assistenti amministrativi, oggi ne abbiamo appena 46.000 da aggiungere, anzi da togliere le riduzioni a cui facevo riferimento. Quando facevamo di meno eravamo di più, oggi che facciamo di più siamo di meno. Chiedo semplicemente di farmi avere una documentazione di quello che sta succedendo, delle conseguenze di alcuni provvedimenti che alcuni dei diretti interessati valutano negative, e vediamo cosa si può fare sulla base appunto però di materiale concreto. Voglio costruire una relazione su quanto sui risultati delle scelte che sono state fatte, da portare all'attenzione dei vertici del Ministero, che ho l'abitudine di ascoltare, e se si riscontra effettivamente delle criticità degne di attenzione, poter poi intervenire magari anche con i suggerimenti che possono arrivare dalla categoria interessata. Per la questione gite
e concessioni. Come siamo messi? Siamo messi male, intanto perché una deroga di carattere semplicemente amministrativo scaduta il 30 settembre è stata rinnovata solo in questi giorni e a termine fino a maggio, e poi perché vi è in prospettiva l'ipotesi che saranno qualificate come stazioni appaltanti sopra soglia gli uffici scolastici regionali. Abbiamo l'impressione che si burocratizzerà in modo eccessivo la questione. La questione delle visite di istruzione e dei viaggi di istruzione è un argomento molto delicato nelle scuole. Le scuole, cioè, è stata prevista una prima deroga scaduta a settembre, le scuole sono state lasciate così in balia fino a quando pochi giorni fa c'è stata una nuova deroga al codice degli appalti che vuole le stazioni appaltanti qualificati, quali che le scuole non sono. Il problema è molto molto importante, non si può risolvere con una deroga su deroga, anche perché il valore giuridico di un accordo ANAC e Ministero dell'Istruzione non è sicuramente un valore che invece può avere una modifica, una deroga prevista dal codice degli appalti, anche perché dovrebbero già essere in cantiere delle modifiche, degli aggiornamenti del codice degli appalti, all'interno delle quali inserire anche questo problema, soprattutto che riguarda sì le visite e i viaggi di istruzione, ma anche le concessioni. Quindi non è possibile che intervengano gli operatori economici e quindi ci siano delle deroghe, e invece le scuole per un bel po' di tempo, in una fase delicatissima di programmazione, sono state lasciate così in balia, e non è ipotizzabile, come diceva il Presidente, rinviare tutto all'USR, perché significherebbe creare molto, ancora più problemi per le scuole, per le istituzioni scolastiche in materia sia di viaggi che di concessioni, perché il problema è identico anche per le concessioni, per i bar e i distributori automatici.